salute, forse lo studio, forse il lavoro, però basta, non ci chiedete altro perché ci siamo e volete. Mi si dà lo studio, la salute, il lavoro, beh, volete anche il sesso, allora, su, un certo esagerato. Perché ci siamo resi conto da un'esperienza dove siamo stati toccati nella nostra sensibilità dietro le scrivanie dei locali quando arrivavano persone, portatori di handicap, che avevano la necessità anche loro di vivere e tirare fuori emozioni, sentimenti attraverso il sesso. Soprattutto coppie sordomute, ma io ritengo che nell'ambito italiano ne abbiamo almeno una cinquantina affiliate. Il disabile non gli può capitare, perché molto spesso quando parliamo di disabilità gravi il disabile vive in simbiosi o con la madre o con il padre o con una sorella che quindi è sempre vicina, oppure ha qualche accompagnatore, eccetera. E quindi molto spesso il disabile non può nemmeno avere un rapporto diretto dovuto ai suoi limiti fisici, in effetti. Quindi non può nemmeno scegliere, in pratica. Non... Al ragazzo. Perché? Non può averlo. La ricetta è vivere. Vivere nonostante... In quel momento è l'amore che prende voce, la passione, piuttosto che la voglia di essere io e lui e basta, quello che si sente dentro, piuttosto che le difficoltà oggettive, cioè non... in quelle situazioni non si va ben oltre, siamo tutti uguali e tutti diversi con le proprie emozioni, le proprie sensazioni, la propria voglia di sperimentare e vivere l'attimo. Io ho sempre un po' l'impressione che un po' la concezione generale della maggior parte delle persone che vedono comunque il disabile, appunto disabile generale, che può avere una sessualità soltanto se accompagnata dall'amore. Cioè, ad esempio, prima viene l'amore un po' quello platonico, no? Tra due anime, ah sì, si è innamorati così, e poi allora come conseguenza c'è anche il sesso. Riescono difficilmente a inquadrare il disabile in una situazione comunque in cui vi è soltanto il fattore sessuale, corporeo, specifico, soltanto proprio il desiderio pure carnale. Ma c'è? Esiste? Che cacchio, sì! L'ho fatto ancora anche in una sera in discoteca, nel bagno dei disabili, una botta è stata, l'ho conosciuta, dopo una mezz'oretta ci siamo appartati nel bagno dei disabili ed è stata una botta e via. Magari la curiosità, mi viene in mente la curiosità per vedere, gli funziona, non gli funziona, è capace a far sesso, non è capace a far sesso. Penso che non se ne possa più fare a meno e che sia piuttosto inutile pensare che i disabili appunto siano degli angeli senza sessualità, non è assolutamente così ed è molto superficiale e piccolo pensare che non lo sia, insomma, anzi io per la mia esperienza ho visto che invece le persone disabili sono molto attratte dalla sessualità. L'essere disabile no, ha un peso negativo, perché ha detto l'handicap e fallisce.